Amici telespettatori, bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento di Status in Condominio. Anche quest'oggi, insomma, proveremo a trasmettervi informazioni utili per la gestione dei condomini, per come comportarsi in un condominio, per insomma avere soprattutto rispettati i propri diritti da condomini. Allora, andiamo a presentarvi come sempre i nostri consulenti, che sono il presidente dell'UNAI, Antonello UNAI Sicilia, naturalmente, Antonello Pellitteri, ben trovato, e il nostro avvocato Giancarlo Sciortino, che come sempre ci supporterà, la spina dorsale un po' del presidente, lei non me ne voglia. Supporto legale ci vuole sempre. Assolutamente. Ben trovati. Allora, argomenti di quest'oggi sono posti auto. Attenzione, posti auto, problemi e soluzioni. Quindi diciamo quali sono i problemi solitamente legati ai posti auto, ma vi daremo anche le soluzioni. E poi, attenzione, perché questo è un argomento molto importante, fumo in condominio. Si può fumare, non si può fumare, dove si può fumare e soprattutto cosa si può fumare. No, questa parte finale ce l'ho aggiunta io perché insomma scherzavo, qualcuno magari mi prende sul serio poi. Invece prendiamo sul serio quello che ci dice il presidente Pellitteri sui posti auto. Prego. Grazie. Nella precedente puntata abbiamo parlato dei parcheggi in generale, parcheggi nel cortile condominiale. Oggi parliamo invece proprio di posto auto, l'assegnazione per esempio del posto auto. Spesso in condominio capita che c'è l'area destinata a parcheggio. Anche quando l'area è ampia non vengono a mancare mai i problemi tra i condomini, perché se c'è l'area giusto allora si cerca di fare un posto, di assegnare un posto auto ciascuno, mentre invece se l'area è vasta si cerca di entrare la seconda, la terza macchina, ma poi succedono sempre. Insomma, i problemi sono come l'aria che respiri, insomma. Sempre il condominio è così. I problemi nascono soprattutto quando l'area a disposizione non è sufficiente a riuscire ospitare a ospitare tutte le auto dei condomini. O spesso quando si manifesta la maleducazione di qualche condomino che usa il parcheggio condominiale in modo selvaggio e quindi ostruisce e ostacola gli altri condomini affinché possano utilizzare la cosa comune in uguale misura, perché l'uso del parcheggio, l'uso dei beni condominiali è paritario, quindi tra i condomini. Nel caso in cui i condomini lo ritengono opportuno, in assemblea possono per esempio deliberare l'assegnazione di un posto auto all'interno del cortile condominiale, all'interno del parcheggio. Questo però quando c'è la possibilità di assegnare un posto auto ciascuno. La Corte di Cassazione infatti ha stabilito che l'assemblea a maggioranza può deliberare l'assegnazione dei posti auto, ciò non comporta una divisione del bene comune ma soltanto una regolamentazione del bene comune, questo purché però venga assegnato un posto auto ciascuno. Non fa differenza i metri quadri, gli appartamenti, tu c'hai un posto punto per la macchina. Questo però può essere fatto, come dicevo poco fa, quando c'è la possibilità di assegnarlo ciascuno. L'assemblea non può invece assegnare il posto auto solo a un condomino, solo a un gruppo di condomini. Questo perché la cosa è comune tra tutti. Se non basta, che si fa? Se non basta, si possono ora trovare le soluzioni proprio su questo aspetto. Si può trovare la turnazione, ci sono diversi metodi di turnazione, ad esempio quella del posto auto a scalare. Oggi mi parcheggio nel posto 1, fra un mese nel posto 2, fino a rimanere un mese fuori. In questo caso tutti i condomini usufruiscono della cosa comune in uguale misura, tutte per uno stesso periodo di tempo, e tutte per uno stesso periodo di tempo non avranno il posto auto, quindi non viene leso il diritto paritario di ciascuno di loro. L'assegnazione del posto auto nel cortile è finalizzata all'utilizzo del cortile, quindi non viene a modificare l'uso del cortile stesso. Proprio per questo la Cassazione ha stabilito che è tra le competenze dell'assemblea l'assegnazione del posto auto in condominio. Mentre la cosa non può essere fatta a maggioranza se viene leso il diritto anche di un solo condomino. Quindi l'assemblea non può a maggioranza andare a stabilire una diversa utilizzazione delle parti comuni. In mancanza di accordo tra i condomini, l'assegnazione del posto auto può essere fatta dal giudice. Bisogna ricorrere al giudice. Ciascun condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria
per vedersi assegnato il posto auto. Quindi viene nominato un CTU, un consulente tecnico d'ufficio, un perito, il quale va a misurare tutte le dimensioni del parcheggio e suddividere per quanto sono i condomini. Quindi questa è un'attività che può essere comunque sopperita, può essere fatta valere in caso in cui l'assemblea non riesca a deliberare in merito. Andiamo a vedere invece quando non c'è la possibilità di assegnare un posto auto a ciascuno, come dicevamo poco fa. Ci può essere la turnazione, come abbiamo detto, a scalare, quindi un mese ciascuno, a rotazione. Oppure, per esempio, si può condividere il posto auto tra gli stessi coinquilini del pianerotto. Cioè, una macchina sull'altra. Anche se ci sono soluzioni tecniche per quanto riguarda i parcheggi, una specie di posteggio, però sono costosi, certo. E questi li devono pagare i condomini. Certo. Una cosa invece che spesso anche si viene a creare, cioè il parcheggio viene soltanto riservato a chi ne fa la richiesta, ma in cambio di un canone mensile. Quindi si affitta l'area destinata al parcheggio, quindi i posti auto, anche a terze persone. Il canone, quindi quello che si ricava, viene suddiviso tra tutti i condomini. Quindi tutti hanno lo stesso beneficio, che in questo caso è il tornaconto economico. Però per fare ciò occorre andare a modificare l'uso del parcheggio. La modifica dell'uso del parcheggio rientra tra le innovazioni, quindi sono delle delibere che vanno prese non con la semplice maggioranza, quindi la maggioranza dei presenti in assemblea 500 millesimi, ma occorre sempre la maggioranza dei presenti in assemblea, ma i 2/3 del valore dell'edificio, proprio perché è un'innovazione, quindi occorre un quorum superiore, quindi una maggioranza superiore. Per quanto riguarda il posto auto, possiamo dire che, come avevi tu poco fa anticipato, il diritto di utilizzare il posto auto condominiale non è legato al valore proporzionale di ciascuno appartamento, quindi non è ripartito in funzione millesimi. Ciascuno ha diritto a utilizzare in maniera paritaria il posto auto. Cosa strana qual è? Di che dimensione è? Cioè, dimensione allora, standard, solitamente no? Il posto auto viene stabilito dal Ministero delle Infrastrutture in 2 metri di larghezza per 5 metri di lunghezza. Okay. Se il posto auto viene posizionato in maniera 45 gradi, quindi alla classica lisca di pesce, si può ridurre da invece di 5 metri a 4,80 metri. Poi si può arrivare anche a un minimo di 1,80 m di larghezza, ma meno di questo no, perché diventa poi impossibile parcheggiare. Non è difficile, perché poi basterebbe che il primo che entra dalla macchina esce, quello accanto esce dall'ultima macchina che posteggia, perché deve attraversare tutte le macchine per uscire. Quindi, per concludere, il diritto sulle parti comuni? Sì. E ai fini della ripartizione delle spese oppure per determinare le maggioranze in assemblea è stabilito dai millesimi, mentre l'uso delle parti comuni è paritario, quindi è a prescindere dalle tabelle un millesimali. Appartamento una quota, diciamo. A volte sento in condominio: ah, ma io ho l'appartamento più grande, ho più millesimi, pago di più, quindi ho più diritto di te che hai un piccolo appartamento oppure un ufficetto. L'uso è paritario, sappiato insomma, che non è che chi ha più soldi ha più diritti, i diritti sono uguali per tutti. Lo diceva qualcuno, io adesso non mi ricordo. Ogni tanto in tribunale c'è scritto la legge è uguale per tutti. E soprattutto il posto auto è uguale per tutti. Sì. Insomma, questa è la morale. Ed è un diritto che spetta a tutti. Quindi se non c'è la possibilità tutti di entrare alla macchina, allora tutti a turno la usciamo. Scusi, adesso faccio una domanda prima di chiudere e dare la loro cosa. Anche a quelli che non hanno la macchina spetta il posto auto? Sì, perché quelli che non hanno la macchina ci mettono quello che vogliono. Ci mettono quello che vogliono, no, perché altrimenti anche... Una griglia, però la carne arrostuta. Se io ho il mio posto auto, decido io chi lo può utilizzare. Non è che un altro condomino, visto e considerato che posso io non utilizzo... Posso far posteggiare una macchina che voglio io. Sì, però bisogna andare a evitare che siano macchine esterne al condominio, perché poi non si sa chi ci parcheggia, quindi... Siccome c'è quello del primo piano che ha l'amante con quello del quarto piano, fa posteggiare l'amante che è del quarto piano, che però abita al quarto piano.
c'è di più, c'è chi invece non ha la macchina e si affitta il nero proprio questo auto ad Argomento. Beh, no, non mi dica queste cose che apriamo un dibattito. C'è anche addirittura chi l'ha venduto in nero pure, questo auto, pure. Sì. Insomma, vabbè, questo è nella illegalità assoluta. Restate lì perché torniamo tra poco con l'avvocato Giancarlo Sciortino che ci aprirà l'argomento fumo in condominio. A tra poco. Salve a tutti, eccoci di nuovo qua insieme in diretta da questo studio meraviglioso e avete già visto quanto sia ricco perché oggi tantissime cose carine, 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 belle, belle, belle per tutte voi che già ci conoscete, che ci seguite da tanto, ma voglio salutare in modo particolare anche le signore che hanno cominciato a telefonarci e naturalmente a interessarsi ai nostri prodotti, quindi saluto. Ti respiro ancora, sa, CTS Play, la prima app delle TV siciliane. Facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Tele Ionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS, con te, sempre. Amici, eccoci rientrati in studio, sempre status in condominio, la puntata forse tra le più seguite in assoluto, perché insomma chi di noi non sta in condominio, insomma saranno pochissimi quelli che non stanno in condominio, quelli che hanno la villa, insomma vivono, ma quelli non ci interessa. Noi ci interessa soltanto chi vive in condominio e con il presidente Pellitteri e l'avvocato Sciortino, anche quest'oggi stiamo sciorinando dei bello sciorinando. Stiamo sciorinando degli argomenti molte ogni tanto io ho queste illuminazioni. Allora, abbiamo parlato nella prima parte di posti auto, problemi e soluzioni. Vi abbiamo dato anche delle soluzioni a proposito dei problemi che può creare il posto auto, che è uguale per tutti. Insomma, questa è la morale di oggi. E adesso entriamo nell'argomento che ci presenterà dovutamente l'avvocato Sciortino: fumo in condominio. O condominio in fumo. No, condominio in fumo è un'altra cosa. un'altra puntata. Innanzitutto grazie e ben trovati. Da qualche settimana abbiamo cominciato a dare questo taglio più concreto ai nostri interventi, cercando di rispondere per quanto possibile alle segnalazioni che ci giungono. Ed effettivamente l'argomento che abbiamo scelto oggi, accanto alle problematiche connesse al condominio di cui parlava poc'anzi il presidente regionale, sembrerebbe di poca importanza, in realtà invece così non è, perché se è vero come è vero che ciascuno tra le proprie quattro mura domestiche è libero di fare ciò che meglio desidera e quindi anche in questa materia ognuno a casa può dare libero sfogo al proprio piacere di tabacco, così non è più
per quanto riguarda gli altri spazi. Bene, partiamo da questo dato, il dato normativo. In Italia dal 2003, lo sappiamo perché qualsiasi utente che si reca dalla struttura sanitaria, la struttura lato senso pubblica, ma anche lo studio illegale, vede ovunque campeggiare sempre la famosa targhetta: in questo locale è severamente vietato fumare. Perché la legge 3 dell'anno 2003, appunto, ha espressamente stabilito quello che volgarmente oggi viene definito il divieto antifumo. Ora, la legge, quando è entrata in vigore, è stata espressamente dettata per gli spazi pubblici, e così ovviamente non poteva che essere, quindi ospedali, strutture private, ma comunque aperte al pubblico. E in seconda battuta, un accordo Stato-Regioni del 2004 ha esteso correttamente questo divieto, l'applicazione di questa normativa, anche agli altri spazi che, seppur privati, comunque sono destinati ad accogliere un'utenza, ristoranti, pub, sì, e quant'altro. La legge aveva chiaramente dimenticato il condominio, ed è stato necessario un intervento del Ministro della Salute, una circolare del 2005, che ha chiaramente esteso questa normativa anche agli spazi comuni condominiali. Sarà stato un ministro che viveva in condominio. In soldoni, probabilissimo. E non fumava. In soldoni, il principio da cui partire è che il diritto alla nostra salute è tutelato dalla nostra Costituzione all'articolo 32, come diritto individuale indisponibile, ma anche come importantissimo e generale interesse dell'intera collettività. Gli effetti negativi del fumo, anche passivo, oramai sono noti alla letteratura medica mondiale, per cui con l'estensione di questa normativa antifumo anche alle parti comuni condominiali, oggi negli spazi aperti, chiamiamoli al pubblico, e quindi l'androne, l'ingresso, l'ascensore, che è un luogo terrificante da questo punto di vista, purtroppo dobbiamo dire, il cortile, sono tutti spazi comuni nei quali vige il più stretto divieto di fumo. Stabilito dunque che all'interno del condominio non si può fumare, tranne che ovviamente negli spazi privati, e per esse posso anche intendere il balcone, la terrazza, fa comunque parte e pertinenza dell'appartamento privato, dobbiamo capire chi è tenuto a rispettare cosa. E allora, dal punto di vista dell'amministratore condominiale, l'amministratore ha il dovere di fare apporre su tutti gli spazi comuni la targhetta che ricorda appunto il divieto e le correlative sanzioni. Anche perché bisogna tutelare non soltanto i condomini dal fumo passivo, ma immaginiamo anche tutti i terzi che magari hanno rapporti di tipo lavorativo col condominio. Il portiere, il portalettere, il dipendente, la donna delle pulizie, perfetto, la ditta. Ho detto uomo delle pulizie io. La ditta. No, per uguaglianza. Per uguaglianza di sesso. Il concetto è questo, bisogna assolutamente tutelare chiunque entri in contatto con gli spazi condominiali dagli effetti nocivi del fumo anche scusi passivo. Avvocato, ma non ho capito, nel balcone non si fuma? Nel balcone si può fumare, il singolo condomino, perché il balcone fa parte, ma dipende dal vento. E alla fine del nostro intervento faremo un piccolo riferimento io sono bravo, a una sentenza non più recente del 2009, la Cassazione, che si è occupata del problema, ma non andiamo troppo avanti. Il concetto fondamentale è che l'amministratore quindi ha questo obbligo, deve chiaramente indicare ed esporre nelle parti comuni condominiale il divieto e la relativa sanzione. Cosa succede in concreto, come purtroppo spesso accade, anch'io vivo in condominio, quando c'è il condomino recalcitrante che non vuole rispettare questa norma e costringe, soprattutto pensiamo ai bambini magari in tenera età, a estenuanti percorsi all'interno delle parti comuni, degli androni, quando anche l'ascensore dovendo respirare i fumi magari del tabacco. La legge prevede che ogni singolo condomino
possa e debba segnalare la cosa in prima battuta all'amministratore condominiale che in forza dei poteri attribuiti alla legge... Se ha beccato qualcuno che fuma in questi spazi. Può anche sanzionarlo con delle ordinanze, può portare la questione all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale. Guardi, smetta di fumare nel... Ma il punto fondamentale è che la legge consente la possibilità del singolo condomino di poter allertare direttamente le autorità competenti. C'è questa disposizione. Le autorità competenti, che sono in questo caso le autorità comunali. E attenzione che la sanzione prevista è una sanzione pecuniaria amministrativa, ma è una sanzione abbastanza pesante, abbastanza grave, perché si va da un minimo edittale di 27,50 euro fino ad arrivare a 275 euro. Dico di più, la legge espressamente prevede il raddoppio della sanzione concretamente irrogata nell'ipotesi in cui ad essere esposti agli effetti negativi del fumo attivo o passivo sono stati i minori degli anni 12 o le donne in evidente stato di gravidanza, certo, giusto. La norma. Andiamo ai problemi concreti, ma allora il condomino, il nostro amico condomino che comunque ha il piacere di fumare la sigaretta, cosa deve fare se vive in condominio? Bene, a casa sua, lo abbiamo già detto all'inizio, è libero di fumare ciò che vuole, basta che non siano sostanze, aggiungerei io, stupefacenti. No, soprattutto diamo un'indicazione importante, no alla coltivazione delle piantine in casa, quella evitatela. Quella è pesantemente sanzionata in materia penale. Io so di tanti condomini che coltivano. Io aggiungerei che è vietato comunque nel cortile condominiale, nei giardini condominiali. Perché ne avete trovate pure di coltivazione? Fortunatamente ancora no. Fortunatamente ancora no. Vabbè. Abbiamo buone esperienze. Cannabis, facciamo un po' di il cannabis. Punto è questo, e così mi riallaccio anche un attimo a quello che lei correttamente aveva anticipato poc'anzi. Ma se dopo aver detto degli effetti negativi e nefasti del fumo passivo, se dopo aver ricordato la normativa e i divieti ad essa connessi, dopo aver ricordato le sanzioni, abbiamo individuato, ecco, perfetto, ma questo povero tizio che a casa propria vuol comunque fumare, può nel proprio balcone fumare? Sì, la risposta, lo ripetiamo, è assolutamente positiva, ma con una precisazione, ecco. Con una precisazione. Occhio. Perché, e in questo cito l'autorità di un precedente della Cassazione un po' datato, è del 2009, ma la giurisprudenza di merito è assolutamente pacifica in tema. Nulla vieta la generale applicabilità della normativa posta in tema di immissioni moleste. Ne abbiamo già parlato in una precedente puntata, l'articolo 844 del Codice Civile che pone il limite della intollerabilità di emissioni sonore o gassose, come questo caso. Nell'esempio citato alla Cassazione della sentenza del 2009, cosa era accaduto? Ed è una cosa che capita spessissimo. Un condomino che abitava al primo piano di un edificio condominiale si trovava proprio al di sopra di una avviata attività di ristorazione, un pub a piano terra. Per cui, specialmente nel periodo estivo, affacciato al proprio balcone con la famigliola, si sorbiva fino a notte fonda, fino a tarda notte, e fumi di decine e decine di persone che avevano superato il principio, il parametro della normale tollerabilità. In questo caso la Cassazione, richiamando l'articolo 844 del Codice Civile e richiamando la normativa antifumo del 2003, ha stabilito che in questo caso quell'attività fosse vietata e lo ha inibito da questo punto. Quindi si può fumare anche a casa, ma ricordando il generale divieto di immissioni moleste. Vabbè, comunque una raccomandazione facciamola pure, che è quella che se proprio dovete fumare nel vostro balcone, attenzione, guardate il meteo, se il vento gira verso la finestra del vostro vicino di casa, il fumo si insinua all'interno della finestra, smettete di fumare, perché altrimenti insomma passerete
No, questo è uno scherzo, naturalmente. Va bene, abbiamo concluso, abbiamo da anticipare qualcosa per la prossima settimana? Niente, per la prossima settimana ci dedichiamo a dare risposte ai nostri ascoltatori che ci mandano delle email con domande specifiche. Arrivano le email, voi continuate naturalmente a inviare le vostre problematiche alle email che vedete in sovrimpressione, chiamate la nostra redazione, chiamate l'UNAI, insomma, fate come meglio credete, come vi è più facile, ma soprattutto scaricate anche la nostra app CTS Play, vedrete questi programmi in diretta nel vostro telefonino, nel vostro tablet, e scaricatela perché è gratuita da Play Store. Grazie all'avvocato Sciortino, grazie al presidente Pellitteri, grazie a voi, mi raccomando, non fumate, perché fa bene soprattutto alla salute. Alla prossima settimana. Salve a tutti, eccoci di nuovo qua insieme in diretta da questo studio meraviglioso, e avete già visto quanto sia ricco, perché oggi tantissime cose carine, belle, per tutte voi che già ci conoscete, che ci seguite da tanto, ma voglio salutare in modo particolare anche le signore che hanno cominciato a telefonarci e naturalmente a interessarsi ai nostri prodotti, quindi saluto. Ti respiro ancora, sa. CTS Play, la prima app delle TV siciliane. Facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Tele Ionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro, da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS, con te, sempre.